Ho subito un'ingiustizia. Sono stato escluso, senza valide ragioni, dalla prova scritta per il profilo ADM-AM, concorso all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si è svolta il 9 marzo 2023 alla Nuova Fiera di Roma. E oggi vi racconto cosa è successo. Partecipo al concorso ADM-AM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, passo la prova preselettiva, vengo dunque convocato per la prova scritta. Ingresso alle ore 10:30. Ovviamente l'ingresso è gestito come sono gestiti tutti gli ultimi concorsi, quindi braccialetto di carta con QR code, e arrivati al desk veniamo smistati per sede scelta, quindi nel mio caso era Gioia Tauro. Vengo mandato a quel desk, braccialetto, tablet assegnato e dopodiché tutti, indipendentemente dal desk della sede scelta, ci si incolonna e poi il personale di sala ci smista nei vari banchi. Io vengo messo nella parte in fondo della sala perché eravamo davvero tanti, a occhio penso tra le 1200 e le 1500 persone, perché è nazionale il concorso. Nel banco dove troviamo uno stand dove mettere il tablet e una tastiera da collegare al tablet. Bene, quindi passano gli assistenti, ci sistemano il tutto. La commissione dà lettura delle regole che erano già scritte nel bando di concorso, dello svolgimento della prova scritta, e dopodiché parte il video di spiegazione su come si svolgerà la prova scritta. Terminato questo video, vengono chiamati regolarmente i tre candidati per l'estrazione della prova concorsuale, viene estratta la busta numero 2 e poi la commissione fa vedere anche le due buste non estratte. Fa vedere, diciamo che io non ho visto perché essendo in fondo alla sala, gli unici due schermi disponibili erano davanti. Due schermi LED della grandezza più o meno dei teli che si utilizzano per le proiezioni in casa, ovviamente con quei teli tipici da piccolo proiettore, e quindi non ho visto quei contenuti delle due buste non estratte. Ci viene dato il PIN, iniziamo la prova. Prova che si compone da 10 domande risposta chiusa, quindi risposta multipla, e due domande risposta aperta da redigere entro 2000 caratteri, spazi inclusi. Aprendo la prova, con mia grande sorpresa, vedo che riuscivo a farla, quindi ero abbastanza contento, cioè, cacchio, ho detto ok, alla mia portata, dalla durata di 2 ore, quindi inizio tranquillamente. Cosa succede? Io ovviamente sono sulla mia prova, la persona davanti a me, non so dirvi esattamente quante volte, perché credetemi, non ci ho fatto completamente caso, forse due. 3 volte forse, ma della terza non ne sarei nemmeno così certo, che a me viene richiamato perché si muoveva, quindi aveva un comportamento che destava qualche attenzione da parte dei vigilanti. Ciò che mi ricordo per certo è che una vigilante si sia messa, eravamo ovviamente disposti per file, io mi ricordo questa figura che si è messa accanto a me, proprio in questa direzione, che guardava il gruppo dietro perché, come vi ho detto prima, io ero molto arretrato. Però, ragazzi, io non ci ho fatto completamente caso perché ero talmente immerso nella stesura che, cioè, io mi sono concentrato unicamente lì. Tant'è che su 2 ore di prova io già allora avevo ultimato la seconda domanda a risposta aperta e mi stavo andando a rivedere le risposto il contenuto che avevo messo per affinarlo, perché una volta che ci metti il contenuto lo devi rendere wow, perché tra i criteri di valutazione c'era anche la completezza, anche l'utilizzo della grammatica e del lessico. Se non che, arrivato a circa 1 ora e 10 di prova, quindi a 50 minuti dal termine, un vigilante si avvicina dal signore davanti e gli comunica che deve raccogliere le sue cose e presentarsi al tavolo della commissione. Io alzo lo sguardo, dico ok, poi il vigilante si rivolge a me. Si rivolge a me e mi dice che la stessa cosa avrei dovuto fare io, raccogliere tutte le mie cose, cioè il tablet, lo zaino con cui ero venuto, il cappotto, tutto, per andare al tavolo della commissione.
io lì per lì non ho saputo che fare, cioè non mi era mai, mai in tutti i concorsi che avevo fatto capitato una cosa del genere, quindi ho detto vabbè, dico pure che perdo 5 minuti, la prova sostanzialmente c'è, quindi raccolgo tutto, ho detto, dato che il signore davanti è stato richiamato, vorranno chiedere qualcosa anche a me, vabbè, hanno preso me. Mi presento al tavolo della commissione, ma con mia stessa sorpresa, una volta lì, mi viene comunicato che avrei dovuto consegnare il tablet perché ero stato espulso dalla prova. Ero stato espulso dalla prova. Ragazzi, io cado completamente dal pero. Completamente! Perché non mi sono neanche... Io all'inizio ho detto, vabbè, è uno scherzo, cioè, non è possibile, come è possibile? Perché, credetemi, non avevo la più pallida idea di cosa fosse accaduto. Quindi, molto stranito, chiedo il perché. Peraltro, non si capiva neanche chi fosse il presidente, i membri della commissione. Era un po' un caos. Non si capisce il perché. L'unica cosa che ci viene detta, a me e al signore, è che saremmo stati richiamati 3 volte e quindi adesso eravamo espulsi dalla prova. Io non ho davvero che pesci pigliare, provo a spiegare che non sapevo di cosa stessero parlando, che io non ero stato mai richiamato, che il signore non lo conoscevo, quando poi ho appreso che appunto l'accusa era quella che o io aver fatto copiare lui o lui abbia fatto copiare me. Non, davvero, si è andati completamente nel caos. Se non che io l'unica cosa che mi sono vista è stato il tablet tolto, appoggiato sul tavolo, mi sono detto non può più fare la prova. Ribadisco che il signore non lo conosco, il signore chiede anche spiegazioni e peraltro il signore è stato anche onesto nel dire 5-6 volte almeno alla commissione che lui con me non aveva parlato. Nonostante questo, la commissione non ha voluto sentire ragioni. Vengono chiamate le 3 vigilanti, 2 donne e un uomo, non di aver richiamato. Io chiedo esplicitamente se io sia mai stato richiamato, nessuno dei tre risponde. Quando poi chiedo esplicitamente se mi abbiano mai visto parlare, una vigilante su 3 dice che mi ha visto parlare, muovere le labbra, una roba del genere. Al che dico alla vigilante, ho detto guardi, se mi ha visto muovere le labbra magari era perché stavo ripetendo a bassa voce le domande a risposta aperta, cioè per vedere se suonassero bene, stavo leggendole a bassa voce, è ovvio che muovo le labbra, è normale, ma questo non vuol dire che io stia comunicando con qualcuno, cioè la follia. Ho spiegato, ho provato a dire in 1000 salse, in 1000 modi, che io di concorsi già ne avevo fatti tanti, che quindi cioè, non aveva proprio senso per me prendermi un rischio del genere, anche a fronte della distanza che ho affrontato per fare il concorso. Le prove erano lì, bastava semplicemente confrontare i contenuti delle prove e vedere se io avessi copiato o meno, o se lui avesse copiato da me, insomma, io ero, guardate, così tranquillo di non citare completamente niente, che potevano prendere le prove e confrontarle lì in diretta, niente di tutto questo. Avevo chiesto di chiamare un legale per avere un consulto, un confronto, per capire, mi è stato impedito. Altra cosa che non ho specificato, che magari non tutti sono avvezzi al mondo dei concorsi, lo smartphone negli ultimi concorsi viene messo in una sacca, chiuso con le cose antifurto, l'abbigliamento all'interno dei negozi, quindi me l'hanno sbloccato, mi hanno dato il telefono, che ho detto posso chiamare il mio legale? No. Il signore davanti a me aveva fatto ulteriori rimostranze, poi però dà il documento di identità e va via. Io no, poiché chiedo che sia messa al verbale la mia opposizione alla mia espulsione, ribadendo che peraltro non avevo alcun motivo per fare alcunché, pertanto chiedo io stesso l'intervento dei carabinieri. Io alla fine sono uscito da lì alle 16:20, perché si attende che finisca la prova, che tutti depuliscano, intervengono i carabinieri, e prendono la versione mia e la versione della commissione, dei membri della commissione. Perché faccio questo video? Intanto vi ringrazio se siete arrivati fino a qui. Lo faccio per 2 motivi fondamentali. In primis perché
ne sento il bisogno. Cioè, io mi sono davvero sentito macchiato. Mi sono sentito macchiato perché sono stato accusato di una cosa che per me non sta né in cielo né in terra. Io comprendo che lì ci siano degli esseri umani, che si possa sbagliare. Comprendo che non mi conosco, nessuno conosce l'altro, quindi tutti possono essere chiunque. Vabbè, lo comprendo. Però questo mi ha pesato. Cioè, per me, che nella mia storia personale e lavorativa, e lo dico con estremo orgoglio e convinzione, ho sempre fatto della giustizia una mia religione, tra virgolette, e della legge la mia Bibbia, è brutto, è molto brutto vedersi accusato di un qualcosa che non si è fatto da parte di un gruppo di persone che le regole dovrebbe farle applicare, e farle applicare bene. Mi sono sentito umiliato dentro, ferito dentro, perché non è solamente il concorso in sé, che è grave, adesso ci arriviamo. Però mi sono sentito proprio umiliato, messo lì davanti a 1200-1500 persone ad occhio, messo lì con il tablet consegnato, accusato di qualcosa che non ho fatto e senza possibilità di difendermi. Cioè, io non ho avuto la possibilità di difendermi, non ne ho avuto la possibilità, non c'è stato alcun contraddittorio, non mi trovavo lì con un gruppo di persone che mi accusavano e qualunque cosa io potessi dire non andava al vento, addirittura non volevano nemmeno verbalizzarla. Quindi, cioè, mi sono sentito pesante dentro, mi sono chiesto e tuttora mi chiedo perché a me, cioè perché a me tutto questo. E il concorso, cioè, raga, mi hanno strappato dalle mani la mia prova concorsuale, fatta col frutto del mio sacrificio, col frutto delle mie rinunce, del mio investimento in termini di tempo tanto ed economico abbastanza. Cioè, mi sono sentito tolto dalle mani un qualcosa di mio, mi sono sentito privato della mia possibilità di partecipare a una selezione pubblica per un posto di lavoro a servizio della PA, della collettività, in cui io credo fortissimamente e che peraltro mi piace, cioè di realizzarmi. Mi è stato tolto senza un motivo questo diritto, perché qualora avessi fatto una roba del genere, avessi violato le regole, mi prendevo il rischio consapevole, quindi mi beccavano, amen, cioè è andata così. Ma non mi sono assunto nessun rischio perché non ho fatto nulla. Il secondo punto per cui faccio questo video è proporre degli accorgimenti. Mi permetto con estrema umiltà di consigliare tre cose. La prima è la presenza di telecamere all'interno delle sale concorsuali, perché se ci fosse stata una o più telecamere, io avrei detto controllate le telecamere. Cioè, banalmente potevo dire, tanto sono certo di non c'entrare nulla in tutto questo, andate e controllate le telecamere. Adesso, seduta stante, fatelo, vedete se ho parlato, vedete se ho scambiato informazioni con la persona dinanzi a me, e il problema si risolve. Fine. Io continuavo a fare la mia prova, magari mi davano i minuti aggiuntivi rispetto a quelli che mi hanno tolto per la convocazione alla commissione. In secundis, garantire il diritto di replica, il diritto al contraddittorio in queste fattispecie. Cioè, è folle che io mi sia ritrovato praticamente accerchiato con persone che mi accusavano senza la possibilità di replica, peraltro senza nemmeno prove oggettive. Cioè, mi sono ritrovato dinanzi a una decisione già presa senza possibilità di replica. Cioè. E la terza proposta che mi sento di dare è quella di dare la possibilità alle commissioni di controllare nel merito delle prove lì seduta stante. Cioè, avevano il dubbio che io e questo candidato avessimo copiato. Va bene, vedete le prove lì sul momento. Controllatele lì in quell'istante. Ed è chiaro se qualcuno ha copiato o meno. È palese. Soprattutto quando ci sono delle opinioni contrastanti in assenza di prove oggettive. Non voglio che questa cosa si ripeta, non lo voglio.
quello che ho passato io, perché credetemi ragazzi è stato un inferno. E no, non basta fare un altro concorso come mi è stato detto da più parti, no, perché io qui ho dato il mio meglio e qui non posso avere il mio diritto calpestato. Ovviamente, cioè, per essere chiari, io non voglio che queste mie parole vengano poi strumentalizzate da chi che sia. ADM non c'entra nulla. Cioè, raga, su questo dobbiamo essere chiarissimi tutti quanti, se no parliamo del nulla. Il problema non è ADM, io di concorsi ne ho fatti a decine. L'assenza di telecamere c'è sempre stata. Cioè, non è che mo in questo concorso, il problema non è ADM, non è colpa di ADM se le cose sono andate in questo modo, se mancano le dovute tutele. È una questione di funzionamento dei concorsi, è il sistema che va riformato, non è ADM. E questo video è durato tantissimo, me ne dovete scusare, ma sentivo di dovervi raccontare questa cosa, è anche un video molto, molto personale. Spero che altri non abbiano subito questa mia medesima ingiustizia e spero che chi di dovere prenda i dovuti provvedimenti. Ovviamente più avanti sul canale farò un video sui concorsi in cui vi racconterò che cosa sono, come sono composti e anche la mia esperienza a livello proprio di concorsi e di metodologia di studio, perché bisogna vedere il lato bello e anche il lato brutto delle cose, quindi dare una visione a 360 gradi, su questo io non transigo. Quindi niente ragazzi, questo è tutto, vi ringrazio chiunque abbia guardato questo video, siate fantastici sempre e niente, ci vediamo al prossimo video, speriamo di tenore un po' più allegro e per parlare di cose belle.